La fatica di fare questo mestiere certamente si fa con un congresso anticipato che tutti vogliamo e che può essere una grande occasione per noi, possono essere una grande occasione le primarie che ovviamente in quel congresso definiranno le scelte fondamentali, guai se rinunciassimo alle primarie, però io sento il dovere di ribadire qui quello che penso profondamente, proprio per la complessità dei problemi che ho provato a elencarvi rapidamente. Io credo che non ci basti una domenica al gazebo. Abbiamo bisogno di fare un congresso di tipo nuovo, perché deve essere profondo, profondo, costituente, e le due cose stanno insieme, non si eludono, si tengono, profondità e apertura, si tengono. La nostra sfida è tenere insieme questi obiettivi, si può fare, e si può fare, guardate, anche superando tante delle divisioni che ci attraversano, si può fare se ci si affida, se ci si dà fiducia, se non si mette prima il nome e il cognome dell'idea, se si fa questo lavoro per cercare una strada e lo si fa nella consapevolezza che certo questo lavoro non può essere autoreferenziale. I grandi partiti fanno congressi parlando al paese, ok, sì, giusto, questo è il nostro obiettivo. Ora, io penso che di fronte a quello che stiamo vedendo occorre prendere questo percorso, occorre ribadire le ragioni fondative del nostro progetto, le ragioni fondative del nostro progetto. Sto parlando delle ragioni che tengono insieme culture, sensibilità del campo democratico e progressista in forme nuove. Io non credo che il Partito Democratico debba essere superato, non credo che bisogna andare oltre, non credo che si debbano fare passi indietro. Credo che la nostra sfida sia confermare, aggiornare le ragioni di quello sforzo di 10 anni fa. E credo a un nuovo centrosinistra, sì, credo a un nuovo centrosinistra alternativo a Lega e 5 Stelle e alternativo a Forza Italia, alternativo a Lega e 5 Stelle e alternativo a Forza Italia.